Ciao followers, benvenuti in questa nuova seduta con il vostro Yugufo. Oggi vorrei parlare con voi di calciomercato. Calciomercato nel senso che il mercato è in uscita, dove Giuntoli sta facendo sempre queste operazioni per sistemare il bilancio. Questa volta non c'entra niente l'acquisto e la compravendita dei calciatori, ma se no andremo a parlare di queste operazioni che sta facendo Giuntoli dal punto di vista dell'ingaggio di alcuni calciatori. Ragazzi, stiamo cercando di sistemare il bilancio, stiamo cercando di tagliare i rami secchi dell'azienda e tutte le spese inutili. Quindi, per i calciatori che vengono utilizzati poco, vedi per esempio Rugani, vedi Pogba, sta cercando Giuntoli di fare un nuovo accordo con questi calciatori dove verrà ritoccato l'ingaggio, nel senso che i soldi che avevano contrattato verrà spalmato in più anni. Stessa cosa che abbiamo fatto con Arthur. Prima di fare questa analisi, ragazzi, come al solito, sigla. Bentornati sul canale, cari followers, bentornati. Come dicevamo nell'anteprima, è Giuntoli al lavoro per cercare di risparmiare sul costo degli ingaggi della squadra. Perché questo? Perché, ragazzi, ci sono dei calciatori che, come voi ben sapete, sono poco utili alla causa, se non che inutili alla causa. Per esempio, Rugani. Rugani è comunque una scelta molto remota di Allegri, dove percepisce comunque un ingaggio molto importante. Sono dei soldi che paghiamo a questo calciatore dove lui vede il campo 2-3 volte all'anno e quando sono tutti a casa con la dissenteria, con il morbillo, con gli orecchioni, quando qualcuno prende una malattia, non lo so, infettiva, che infetta tutto il reparto della difesa, allora lì dice, vabbè, è rimasto Rugani, facciamo giocare lui. L'ultima ruota della difesa, non dico del carro, l'ultima ruota della difesa. Unica nota positiva, che la fidanzata è una bella gnocca e quindi per questo rimane in squadra. No, scherzo, a parte gli scherzi, ragazzi. Rugani ha un ingaggio importante e quindi è giusto che venga spalmato il suo ingaggio. Giusto ovviamente dal nostro punto di vista, che siamo tifosi e vogliamo che la società torni ad essere comunque una società bella, spumeggiante, operante sul mercato. Visto che non c'è una lira, abbiamo bisogno comunque di ridurre gli ingaggi e quindi uno dei più degli ingaggi più ingiusti che si sono visti nella storia del calcio, cioè Rugani, perché dovrebbe spalmarsi l'ingaggio. Stessa cosa per Pogba. Ragazzi, questo tipo di operazione, a parte abbassando l'ingaggio per il bilancio dal punto di vista proprio stagionale, annuale, per esempio, abbassando l'ingaggio questa stagione di Rugani e Pogba, si permetterebbe comunque al bilancio di fine anno di andare a posto, di andare nei paletti del fair play come si erano prefissati. Ricordate tutte quelle operazioni di cui avevamo parlato, la rinuncia a Di Maria, Paredes e Cuadrado, che ha portato comunque un assottigliamento degli stipendi, tutte le cessioni che sono state fatte. Ragazzi, Giuntoli continua a operare per far arrivare il bilancio a fine anno che sia in positivo, in modo che poi dall'anno prossimo poter operare sempre, se riusciamo ad andare in Champions, operare meglio sul mercato. Che succede, ragazzi? Che a parte Rugani, se tu spalmi un ingaggio in più anni, si abbassa l'ingaggio annuale di un calciatore in un'ottica futura, è più facile rivendere questo calciatore. Perché, per esempio, se noi dobbiamo pagare a Pogba un ingaggio di 8 milioni, il prossimo anno, se lo vogliamo vendere, a 8 milioni non c'è nessuna squadra che te lo viene a comprare, visto che lui è il calciatore di cristallo. Ragazzi, vorrei far vedere una foto. Vediamo chi riconosce questo calciatore. Riconosciuto? Lui è Julian Ross, ragazzi. Per tutti quelli che hanno visto Olly e Benji, questo era il calciatore Pogba della serie Olly e Benji, dove lui aveva questa malattia al cuore e una volta, come vedete dalla foto, la fidanzata, quando lui si accascia al suolo che gli fa male il cuore,
La ragazza entra in campo che lo vuole aiutare, lui si incazza e gli tira una sberla dove si becca la denuncia di tutte le femministe, di tutte queste associazioni di protezione per il gentil sesso. Ragazzi, che succede? Questo calciatore nella serie proprio aveva questo problema che aveva una disfunzione al cuore, era molto più forte di Holly, però non giocava o giocava solo 15 minuti perché aveva questo problema al cuore. Quando giocava qualche minuto in più, si accasciava al suolo, non riusciva, non riusciva a camminare, però non moriva mai, rimaneva lì. Poi ovviamente nella seconda serie si è ripreso ed è riuscito addirittura a poter giocare una partita intera perché si opera al cuore, però ormai ha perso le abilità calcistiche che aveva prima, quindi viene retrocesso al libero, gioca come difensore, però grande tattico. Lui, siccome non poteva giocare, giocava 10 minuti, poi andava in panchina e dava istruzioni alla squadra per far vincere la squadra. Ebbene, secondo me Pogba potrebbe avere questo ruolo, fare quei 2-3 minuti come il campionissimo che è così potente, così forte che in 5 minuti di partita risolve. Ragazzi, Pogba di cristallo. Io ho letto delle cose, per questo sto facendo questo video io perché voglio chiedere la vostra opinione. Io non so più a chi credere. C'è da una parte ho letto dei post di tanti opinionisti, di tanti pezzi grossi di YouTube, come per esempio Romeo Agresti, come Giovanni Albanese, come molti invitati lì a Juventus, tutti coloro che dicono che Pogba è un calciatore finito, che adesso basta, quest'anno doveva essere la sua stagione, visto che c'era stata la sosta di fine campionato, è iniziata la nuova stagione, lui doveva presentarsi quantomeno integro, non dicono loro in forma, ma si doveva presentare quantomeno integro alla Continas per cercare di iniziare la stagione nel migliore dei modi. E invece Pogba si è già fermato 2 volte. C'era questa amichevole dove lui non ha giocato perché aveva avuto un risentimento, non lo so che cosa aveva avuto. Poi di nuovo si è fermato nella partita con l'Empoli, ha sentito questo dolore muscolare che comunque non si è fermato, però Allegri l'ha spostato in avanti e ha detto vai a fare l'attaccante così cammini e non fai danni a centrocampo eccetera eccetera. Mentre ci sono altre correnti di pensiero che dicono va bene, però noi lo dobbiamo aspettare, lui adesso è integro, è molto vicino al rientro, non vi preoccupate, sono cose normali. Lui molto velocemente e molto presto lui ritornerà ad essere il calciatore che tutti noi conosciamo. Io non so, io sono uno che si schiera nel mezzo tra i due, perché io ormai è vero che non ci credo più, però è anche vero che questo qua adesso inizia un po' a scaldare effettivamente i polmoni, perché si stanno gonfiando i polmoni perché non ce la facciamo più. Ragazzi, non ce la facciamo più. Non si può con questo qua, tutto questo tempo fermo, gli stiamo pagando uno stipendio comunque monstro, uno stipendio grandissimo. Eppure questo calciatore ancora non è cazzo di riuscire a fare un rientro regolare. Per questo Giuntoli ha chiesto l'incontro con Raffaella Pimenta, come cazzo si chiama, la procuratrice che ha preso le redini in mano quando è venuta a mancare Mino Raiola, no, la procuratrice di Pogba, per cercare di convincere a lei e al suo assistito, ossia Pogba, di spalmare l'ingaggio in più anni proprio perché è un salasso, uno stipendio alto come quello di Pogba. Allora noi possiamo capire che noi adesso stiamo pagando tanti soldi a Chiesa e Vlahovic, però loro devono essere quelli che tirano avanti la carretta della squadra, sono in teoria i top player della squadra. Pogba non è al momento un top player, non perché non ne sia capace, però purtroppo dal punto di vista fisico è un disastro. Questa operazione è molto positiva se va in porto, perché innanzitutto si risparmierebbe tantissimi soldi dall'ingaggio di Pogba, che costa 7 milioni a stagione. In più, tu
un domani, quando vuoi mettere il calciatore alla porta, se lo vuoi vendere, comunque è un calciatore che ha un blasone grandissimo, è un calciatore di fama mondiale. Quindi se tu riesci a dire a uno che se lo deve comprare, guarda, al momento questo gli diamo 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, 4 milioni e mezzo, altri club potrebbero comunque ingaggiarlo. Invece adesso, con questo ingaggio così alto, è un rischio pure così alto, è difficile piazzare il calciatore, sempre un domani che tu lo volessi vendere. Ad ogni modo, il problema di Pogba è questo, che è un calciatore di cristallo, è un calciatore, come dicevamo prima, come Julian Ross, che dà i ceffoni alla fidanzata che lo vuole aiutare, perché lui c'ha il dolore qua, entra 5 minuti e poi si fa male. Ragazzi, voi pensate una cosa, la finale che abbiamo giocato con il Barcellona, se vi ricordate, una finale di Champions League, abbiamo giocato delle partite toste con il Real Madrid, delle vere e proprie battaglie in campo, dove Pogba si vedeva che era lì a centrocampo, lottava, correva. Mi ricordo che fece un duello con Jordi Alba, che ai tempi Jordi Alba era uno dei più veloci laterali e terzini, laterali esterni, quello che è in circolazione, era uno dei più forti, era il top in quel momento, uno dei top, e lui lo puntava durante le sfide con il Barcellona, e si vedevano i due che correvano, si spingevano a vicenda. Adesso voi pensate sia possibile una cosa del genere? A parte questo ruolo dove lui potrebbe stare a centrocampo, fare come Julian Ross di Oli e Benji, fare due o tre passaggi, tutto qua, quello che riesce a dare in campo per il momento. Voi credete che lui fra qualche mese, fra un mese o due, voi credete che lui veramente sia pronto a fare la differenza nella nostra squadra? Perché se giochiamo contro l'Empoli fa la differenza. Però già se vai a giocare con l'Inter, con il Milan, voi credete che questo calciatore abbia questa corsa di andare a centrocampo, recuperare palloni, non farsi superare in velocità? Voi credete che sia possibile che ritorni com'era, non dico quello di una volta, però deve tornare a certi livelli? A me piace quando ascolto queste cose che dicono: no, va bene, a me mi sta bene non che ritorni quello di una volta, ma che almeno lui sia al 20%, il 30%. Ma che cazzo di? Se deve tornare quello di una volta. Come fa a tornare al 20%? Al 20% questo qua non è neanche, Miretti. Capisco che lui ha il piede educato e tutto questo, e capisco anche che sì, è vero che non può tornare quello di una volta, ma che cazzo dite 20%, 30%? Lui deve tornare dal punto di vista fisico, deve mettersi a posto, non è una cosa, vabbè, ma lui che può giocare anche da fermo, ma che cazzo vuol dire può giocare, non deve giocare da fermo. Adesso è troppo indietro, si vede che gioca effettivamente da fermo. Non è che qua è il torneo della scuola, il torneo della chiesa, dove tu dici: senti, chiamo mio zio, che lui c'ha esperienza, e arriva questo di 50 anni che fa la finta, fa così, però gioca da fermo, ti fa due o tre passaggi, però poi finisci col perdere la partita e incazzarti prima con lo zio di quello che l'ha chiamato e secondo con il pirla che lo ha chiamato, perché dici: questo ha chiamato un vecchio, non si muove. Mi sembra la stessa cosa, questo non si muove. Tu puoi fare effettivamente la partita con l'Empoli, puoi entrare negli ultimi 10 minuti, ma non perché ha 10 minuti nelle gambe, perché se tu lo fai entrare negli ultimi 10 minuti, tutti i calciatori in campo hanno la lingua per terra, perché siamo alle prime partite della stagione, fa ancora tanto caldo, quindi questo qua entra e ci sta che cammini. Però ragazzi, partite che in un'ottica futura noi andremo a giocare in Europa, con questo qua non puoi giocare così. Non lo so, questo è il mio punto di vista. Io ovviamente non voglio che lui vada via, io non lo voglio dare via, però ragazzi, non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate.
Io la vedo molto dura con il nostro Pogba. Ad ogni modo, ragazzi, la seduta con il vostro Yugufo finisce qui. Fatemi sapere nei commenti se voi vorrete aspettare Pogba o se voi vorrete che lui possa andare via. Io vi ricordo il momento tenerezza. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate. Mi raccomando, l'iscrizione al canale è molto importante. Noi ci vediamo nel prossimo video. Chi non si iscrive al canale è un bargigia. Yeah.